tre interventi e nove persone messe in salvo. E il bilancio delle operazioni di salvataggio messe in atto dalla Capitaneria di Porto di Maratea nel pomeriggio di ieri, a causa di un repentino peggioramento delle condizioni climatiche caratterizzate da mare mosso forza 4 che creava onde di quasi 2 metri. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 14:30, quando il comando della Guardia Costiera di Maratea ha ricevuto una richiesta di soccorso in località Cersuta. L'imbarcazione, infatti, era rimasta incagliata tra gli scogli con a bordo 2 persone. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata e gli uomini della Capitaneria, giunti sul posto da mare e da terra, hanno fatto sbarcare i due che, a parte lo spavento, fortunatamente non hanno riportato ferite. Contemporaneamente un'altra segnalazione è raggiunta agli uffici della circondariale. 7 donne erano rimaste bloccate in 2 calette di località Marina Grande, non comunicanti tra loro e raggiungibili solo via mare. I due gruppi, uno di 3 e l'altro di 4 persone, erano sbarcati grazie a un tender. All'aumentare della forza del mare, le donne hanno preferito rimanere in spiaggia in attesa dei soccorsi. I militari non si sono potuti avvicinare alla riva con le imbarcazioni e hanno dovuto raggiungere e portare in salvo le donne a nuoto. Ieri pomeriggio la mareggiata che ha colpito le coste lucane ha creato molteplici difficoltà ai diportisti che navigavano lungo le coste di Maratea. Gli interventi che abbiamo effettuato ieri sono tutti andati a buon fine, vorrei sottolineare soprattutto gli ultimi due, quelli che hanno portato al salvamento di 7 persone che erano rimaste completamente isolate nelle calette della zona sud di Marina Grande di Maratea. Quindi i ragazzi dell'Alfa, del battello nostro, hanno raggiunto la posizione e tuffandosi hanno raggiunto, facendo un percorso di 70 metri a nuoto, queste 7 persone, una alla volta, sono riuscite a salvarle e trarre in salvo. Con uno sforzo fisico notevole, considerando anche il mare che aveva una forza notevole, un'altezza d'onda di 1,80 m, fare su e giù per 14 volte i due ragazzi che hanno provveduto al salvamento. È stato veramente un episodio eroico e mi piace sottolinearlo e verranno sicuramente elogiati. Grande la soddisfazione dunque per la riuscita di questi difficili interventi da parte del comandante della Capitaneria di Porto di Maratea, il tenente di vascello Angelo Labella, che ha ricordato anche di prestare sempre la massima attenzione quando si va in mare. Ovviamente ricordiamo a tutti prima di prendere la navigazione di consultare il bollettino meteo per vedere un attimino se le condizioni sono in miglioramento o in peggioramento e prendere i dovuti accorgimenti anche per trovare porti di rifugio o prepararsi nel programmare la navigazione. Ovviamente per qualsiasi emergenza in mare consiglio a tutti, anzi auspico, di chiamare il 1530, che è il numero blu di emergenze per chiamare l'intervento della Guardia Costiera.